Ragazzi, davvero, veramente, questa partita per noi non contava un cazzo, però godo perché siete dei pezzi di merda, antisportivi di merda, e poi vi lamentate dei cori contro di voi, e Koulibaly si lamenta degli ululati contro di lui. Ricordati, caro Koulibaly, che, come scrivevamo per Balotelli, ok, anche se fossi bianco ci staresti sui coglioni, ok? Ricordatelo questo, perché poi è inutile fare le morali, piange e quant'altro, poi in campo si fa i coglioni, fate i coglioni, perché questo avete fatto quando non avete restituito la palla a noi, perché lì Dybala ha preso un calcio da Koulibaly che era già munito ed era la seconda munizione quella, perché quella era la seconda munizione, ok? E doveva essere cacciato fuori pure lui, va bene? A parte quell'episodio lì, Rocky non ha arbitrato nemmeno male, perché il primo fallo c'è e esiste, perché non conta solo appunto se tocca l'avversario o meno. E siamo ancora qui a vedere se tocca o meno il Ronaldo praticamente, ma conta anche l'intenzione. Leggetevi il regolamento, l'espulsione di Pjanic esiste perché è un coglione lui e sono io il primo a dirlo, ma voi ovviamente napoletani non direte mai questa cosa per Malquita, ad esempio, che ha fatto la grandissima cazzata e ha indirizzato sì la partita. Poi avevamo praticamente la partita in pugno e Pjanic ha pensato benissimo di rimettere in discussione la partita ed è stato un idiota pure lui, ok? Detto questo, e rigore ragazzi, là di solito non li danno mai perché quando colpisce prima il petto poi va sul braccio non lo danno mai, però siccome io sono coerente, ripeto che tu quando salti in quella maniera devi essere consapevole che il rigore ti possa essere fischiato contro. Quindi Alessandro lì è stato un ebete pure lui. Boh, dopo aver insultato un po' di giocatori in campo oggi, passiamo agli insulti ad Allegri. Sì, perché se tu, veramente, io non so che cazzo dire, perché ogni volta, ed è per questo che non sono ottimista per l'Atletico Madrid, ragazzi, perché qualora dovessimo anche miracolosamente passare, ma anche dovessimo miracolosamente essere sul 2-0, 3-0, questo qui abbassa il baricentro e l'inculata al 90° te la prendi, perché lì Insigne è stato idiota a tirarla sul palo. Anche qui, i napoletani che si lamentano degli arbitraggi, rigori non dati, dati e quant'altro, se poi i rigori li sbagliate, siete idioti voi. Ok, ecco. Comunque, a parte questo, Allegri ha dimostrato la stessa. Io fossi Allegri domani mi dimetterei. Scusate se dico questa cosa qui, però veramente la penso. Cioè, a sto punto, vedi che fai i soliti errori. Fai gli stessi errori da 3-4 anni. Io ho detto fino a Cardiff, vabbè, dopo Cardiff probabilmente lascerà perché comunque il ciclo è finito. No, ti hanno riconfermato, ho detto vabbè, magari il salto in mentalità lo farà, e invece no, hai fatto due passi indietro. Due passi indietro hai fatto. Perché cosa mi significa? Cioè, io ho visto, vedevo in 10 contro 10, il Napoli sembrava in 15. Sembrava di giocare in 15 e noi in 7. Cioè, eravamo 10 contro 10. Che cazzo significa levare Cancelo e mettere De Sciglio in campo? Cosa significa levarmi Mandzukic, che doveva essere neanche messo quello lì? Io, ragazzi, Mandzukic e Matuidi non li posso più vedere in campo. Perché se tu sei una grande squadra, tu devi avere più qualità in campo. No, giocatori che corrono, che Mandzukic non ha corso un cazzo, praticamente sì, avrà corso però a vuoto. E Matuidi lo stesso, perché con i piedi non sanno fare un cazzo questi qui. Tu per essere una grande squadra devi avere qualità in campo. Qualità. Trovatemi un giocatore del Real Madrid che lasciate perdere quest'anno, però fino all'anno scorso, trovatemi un giocatore del Real Madrid che in campo non ha qualità. Non ce n'è nessuno, forse il portiere. Ma anche Courtois, quest'anno, Courtois ovviamente ha anche lui qualità tra i piedi. Noi abbiamo Matuidi e Mandzukic che rallentano la manovra in una maniera impressionante. E poi, perché non siamo una grande squadra a livello europeo? Perché se le cose, se tu inizi male, perché l'atteggiamento fino all'espulsione di Malquit e di Meret è stato, cioè, le uniche due cose positive erano il pressing che facevamo e qualche fraseggio buono a centrocampo che poi era fine a se stesso perché davanti comunque il movimento non c'era, quindi di fatto perdavamo subito pallone appena superata la metà campo. Ecco, questo era. Però se tu, a parte l'atteggiamento poi, non facevi nulla, non facevi, cioè i movimenti non c'erano, il gioco era lo stesso e chi pensava di vedere una Juventus diversa si sbagliava, e l'avevo detto a qualcuno che mi aveva scritto prima la partita, una Juventus diversa l'abbiamo vista solo sul pressing, ma sul modo di giocare no. Se tu inizi male, vai sopra di un uomo,
vai sopra di due gol. Emre Can secondo me dovrebbe giocare per questo sempre, anche perché sugli angoli è molto incisivo, è molto importante, va bene. Se tu vai sopra di due gol e sopra di un uomo, e poi, a parte la cazzata di Pjanic, perché lì, veramente, cioè, sei in 11 contro 10, in superiorità numerica, sopra i due gol, appena iniziato il secondo tempo, e fai una cazzata del genere? Almeno i napoletani saranno contenti che adesso è arrivata la munizione di Pjanic, eppure non avete vinto e neanche pareggiato la partita, tanto per dirvi, vabbè. Cosa serve fare quella cazzata lì? Lascia passare il pallone! Lascialo passare! E poi, ripeto, non siamo una grande squadra, a livello europeo, non solo per Pjanic, ma perché comunque l'atteggiamento, anche al di sopra dell'uno di un gol, abbiamo poi trovato il 2-0 su angolo, abbiamo trovato due gol, uno su punizione e uno su angolo, ok? Non tramite azioni incredibili. L'anno scorso quantomeno abbiamo fatto un contropiede buono con il gol di Higuain poi. E noi, angolo, punizione e angolo. Fine. Cioè, la nostra partita è stata questa, perché poi, dopo, sopra di un gol, come dicevo, siamo tornati a fare ad avere l'atteggiamento attendista come prima. Poi abbiamo trovato il secondo gol, ma tu sull'1-0, ok, sullo 0-1, hai avuto due palle gol a favore del Napoli, ovviamente, che uno ha preso il palo e l'altra, se non sbaglio, l'ha parata Szczęsny. O l'ha tirata addirittura fuori, non mi ricordo. Però, anche lì, ragazzi, centralmente, io ripeto, Bonucci e Chiellini sono due giocatori sopravvalutati come lo è Pjanic, ok? Molte volte anche Chiellini viene sopravvalutato fuori maniera, ma il gol loro è colpa sua. E non tirate fuori il discorso di Szczęsny, perché quella è una palla veloce che deve leggere più il difensore che il portiere. Boh. Però, ragazzi, quello che mi preoccupa è che alla fine Bonucci e Chiellini sono gli stessi giocatori, gli stessi difensori che erano nell'anno del settimo posto, ok? Perché dico questo? Perché poi hanno limato i loro difetti perché avevano un centrocampo cazzuto davanti, Vidal, Pirlo, Pogba, ad esempio. Una volta mancato l'ultimo perno, che appunto è stato Pogba, Bonucci e Chiellini hanno iniziato a fare nuove cazzate, sono tornati a rifare cazzate. E oggi dobbiamo ringraziare il palo loro, dobbiamo ringraziare che l'altro l'ha tirata alta, perché è anche sul 2-1, abbiamo rischiato parecchio. Cioè, veramente io oggi non salvo, cioè salvo solo il risultato, siamo più 16. Siamo più 16 perché? Perché siamo più forti. Singolarmente, i nostri giocatori, a parte magari Matuidi, che io metterei Allan al prossimo Matuidi se devo fare un giochetto dei singoli, però, a parte tutto, singolarmente siamo i più forti. I nostri davanti alla porta, se hanno la possibilità, la buttano dentro. I loro giocatori no, sbagliano. Questa è la differenza, perché i nostri sono forti. Ronaldo anche lui non ha giocato bene oggi, ma si vedeva, era snervante, cioè più che altro era frustrato perché vedeva una squadra. Ragazzi, Ronaldo ha giocato con un Real Madrid che quelli che mi dicono Zidane ha la stessa mentalità di Allegri, veramente hanno problemi. Lui ha levato dei terzini, ok, in vantaggio, mettendo un esterno d'attacco per chiudere la partita, Zidane. Ronaldo è abituato a questo tipo di atteggiamento, a questo tipo di mentalità. Non a, siamo 1-0, 2-0, 10 contro 11, 10 contro 11 attendiamo, 10 contro 10 attendiamo, addirittura ci difendiamo ancora di più. Come se noi fossimo in inferiorità numerica, eravamo in parità numerica. Vabbè, ragazzi, questo è quanto, io penso di aver finito. Tatticamente non si può dire nulla perché è stata una partita un po' falsata da ambo le parti, nel senso che non c'entra nulla l'arbitro, però di fatto rimani in 11 contro 10, quando era al 20esimo, adesso non mi ricordo, vai sopra i due gol, poi rimani in 10 contro 10, prendi il gol, rischi, rigore, cioè è una partita che tatticamente è difficile, devi stare lì ore e ore a analizzare la partita, insomma, però le cose principali vanno dette, e queste purtroppo sono le cose principali. Allegri soprattutto non imparerà mai dai propri errori. Oggi i due peggiori sono Pjanic e Allegri, fine. Poi ci sarebbero altri giocatori, non, anche lì, cazzo, non riesce a tenere sul pallone. Quando dico che una grande squadra per tenere sul pallone deve avere non un giocatore, un moltone, che Mandzukic non ha fatto un cazzo, non fa un cazzo da parecchi mesi ormai, e deve avere qualità, perché Dybala me lo metti all'85esimo? Perché?
Perché non me lo metti prima? Che eri in 10 contro 10 comunque. Me lo metti al posto di Mandzukic. Che Dybala quantomeno un po' di dribbling riesce a fartelo, magari ci guadagna anche qualche fallo. Ci guadagna qualche fallo. Perché non lo fai? Perché non l'hai fatto? Questo è il solito limite di Allegri. Che anche, ripeto, qualora dovessimo non solo andare in vantaggio, magari miracolosamente passare contro l'Atletico Madrid, questi difetti ritorneranno ai quarti o alle semifinali o, alle fina o al nella finale, qualora dovessimo passare. Ve lo ripeto e ve lo dirò sempre. Non è per partito preso, io da 2 anni a questa parte Allegri lo critico perché pensavo e speravo che un miglioramento di mentalità lo facesse, ok? E non l'ha fatto. Anzi, dopo Cardiff è addirittura peggiorato perché le partite non le legge neanche bene come prima. Adesso sbaglia addirittura le sostituzioni. Vabbè, buonanotte a tutti, sempre fino alla fine Forza Juventus. Siamo più a più 16 sul Napoli. Lo scudetto era già ben che in cassaforte, ma dopo questa vittoria ancora di più. Ok? Però buon risultato, ma se volevamo una prestazione, per essere ottimisti con l'Atletico Madrid, di sicuro non possiamo prendere in considerazione questa prestazione. Anche qualora avessimo fatto chissà cosa dopo essere stati in 11 contro 10. Questa partita di fatto non è calcolabile, però anche qualora avessimo dominato, fatto grande calcio, quello che volete, comunque sei andato con i piedi di piombo perché comunque una partita non fa, una rondine non fa primavera di fatto, dopo mesi di schifo. Buonanotte a tutti sempre, fino alla fine, forza Juventus.